Unibasket Lanciano pronti via, a fare da suggestivo sfondo alla presentazione del roster dello staff tecnico e societario, l'abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia, presenti le istituzioni cittadine che hanno ribadito la sinergia col sodalizio rossonero, il dottor Francesco Di Girolamo, da pochi giorni confermato alla guida del comitato FIP Abruzzo, questo il suo bilancio sul movimento regionale del panorama cestistico. La pallacanestro abruzzese, rispetto alla popolazione, rispetto appunto alla densità della regione, è chiaramente molto sovrapposizionato. Noi ci riusciamo a difenderci in maniera egregia con tutte le squadre, dalla Serie A fino appunto alla Gold, salvo poi chiaramente tutto il panorama regionale. Il momento è un momento difficile, però dobbiamo senz'altro sperare in meglio, perché non ci rimane altro che fare questo, e cercare di pensare di essere positivi, perché ci aspettiamo un domani in cui possiamo appunto riprendere la nostra attività. Ci siamo dati un punto di partenza che è il 15 di novembre, il momento in cui dovrebbero ripartire tutti i campionati. Ritengo, come già detto in precedenza, che nelle prossime settimane, ecco, a fine mese, con la riapertura della scuola, avremo senz'altro una definitiva consacrazione se saremo bravi a poter ripartire con l'attività, oppure se ci saranno ancora i contagi, ancora grossi problemi, saremo costretti un attimino a difenderci. In quale maniera non ancora la sappiamo. E l'Unibasket riparte ufficialmente dopo mesi difficili causati dalla pandemia. Lo fa con tante idee, progetti, investimenti, ma soprattutto con infinita passione. A presentare la serata il presidente Carlo Paolo Valentinetti, che ha fatto conoscere le conferme ma soprattutto i volti nuovi del roster, dello staff tecnico. Le prime più importanti novità sono quelle di Fabio Di Tommaso, nuovo coach della C-Gold e responsabile del settore giovanile frentano, e dei suoi collaboratori Cucinas e De Florio. Sentiamo Valentinetti. Un giorno bello questo, dopo una serie di problematiche dovute chiaramente a quello che sappiamo tutti, a questa emergenza che c'è stata sanitaria in tutta Italia. E ripartiamo con uno spirito di una voglia di fare, è uno spirito positivo che ci ha sempre contraddistinto, che però deve essere ancora più forte, perché dobbiamo dare anche con lo sport la dimostrazione che la ripartenza è possibile e che lo sport ci aiuterà proprio in questo. E poi la riconferma dei tecnici Iarlori e Tosti, ancora Di Muzio, Sgrignoli, del coach serbo Mandaric, fondatore dell'Unibasket Academy. Tantissimi volti nuovi anche nel roster, che ripartirà dal neocapitano Ranitovic, dai giovani Maralossu Dabangata e Bansevic. A loro si sono aggiunti il ritorno dell'esperto Munic e dei lancianesi Doc, Ucci e Muffa. E su questa ottima base la società ha inserito numerosi atleti internazionali di grande prospettiva, nutrito il gruppo composto da giovani talenti provenienti dalla città e dal territorio frentano. Dunque, pronti via, l'Unibasket riparte. Questa è la famiglia Unibasket.